Ciao a tutti, oggi realizzeremo i bondì. Prima di tutto dovremo preparare un preimpasto con 160 g di farina zero, 13 g di lievito di birra e 155 g d'acqua fresca. Questo preimpasto lo metteremo da parte per circa 2 ore a temperatura ambiente. Successivamente prendiamo il nostro preimpasto, lo versiamo in planetaria insieme a 625 g di farina 00, 110 g di zucchero semolato, 30 g d'acqua e 155 g di latte intero. Mescoliamo pian piano il tutto e successivamente uniamo un uovo e 3 tuorli d'uovo, il tutto una alla volta, unendo la successiva solamente una volta inglobata la precedente. Trascorsi 7 minuti di impastamento, uniamo 10 g di sale fino e successivamente, una volta assorbito, uniamo 85 g di burro morbido man mano, insieme agli aromi, che saranno vaniglia e scorza di limone. E una volta inglobato, uniamo 25 g di olio di semi di girasole. Incordiamo l'impasto e lavoriamolo poi successivamente su una spianatoia ugliata. Diamo delle pieghe di rinforzo e formiamo una palla che lieviteremo per circa 2 ore. Nel frattempo prepariamo la farcia che andrà disposta al di sopra. In un frullatore mettiamo 30 g di mandorle pelate insieme a 30 g di albume e a 55 g di zucchero semolato e frulliamo il tutto. Successivamente uniamo 7 g di fecola di patate e frulliamo nuovamente. A questo punto uniamo una fiala di aroma di mandorla amara. Mettiamo questa farcia in frigo in attesa di essere spalmata al di sopra dei nostri bondì. Trascorso il tempo di riposo dell'impasto, formiamo delle palline da 50 g l'una. Le adagiamo all'interno di uno stampino per mini plum cake leggermente imburrato e lasciamo lievitare al suo interno per altre 2 ore circa, comunque fino al raddoppio. Ora, una volta che i nostri bondi sono raddoppiati, non ci resta che farcirli con la farcia preparata in precedenza. Farciamo il tutto con l'aiuto di un cucchiaino o di una sac à poche, come vi trovate meglio voi. Successivamente, al di sopra, spargiamo con degli zuccherini e inforniamo il tutto a 180 gradi per circa 20 minuti. Ed ecco a voi i bondi.